parliamo di Dalle Magie di Merlino Magic Shop Torino via Desana. No, Station. Mauro, no, Mauro, è un'intervista. Allora, no, devo cambiare. Non è una. Sì, sì. Cambio. Ok. Allora ripartiamo seriamente, Mauro. Sì, ripartiamo, okay. Ripartiamo. Allora, quarto e quinto effetto su Mano. Quarto. C'è Vanish X, che è là. E Jumping Car Pro. Jumping Car Pro, esatto. Sono, ormai sono 5 effetti che hai fatto con Murphy e sono Dark Side, Killer Window, che è un effetto che a me piace tantissimo e è piaciuto anche molto alle persone. Super Signature, Vanish X e poi Jumping Car Pro. Rising Card un po' diverso dal solito. Una domanda è: sei tutto il giorno nel negozio, sei tutto il giorno dietro al sito, dietro Facebook, eccetera, eccetera. Ma quando li fai questi effetti? Allora, questi effetti vengono studiati la notte, cioè io non dormo la notte, infatti mia moglie è contentissima, salutiamo la moglie, non sa mai. Ciao moglie! Non dormo la notte e penso come deve avvenire quell'effetto. Quindi creo tutta la struttura mentale, poi arrivo in negozio e nei momenti morti oppure durante la pausa pranzo comincio a lavorare con le manine, a vedere come poter ottenere il risultato. Come funziona con Murphy? Nel senso, cosa fai? Tu fai un trailer e glielo mandi? Allora, esatto, l'idea è questa qua, è quella di, visto che Murphy dà la possibilità a creatori di poter entrare all'interno, prima crei l'effetto, speri che sia abbastanza innovativo, non tanto l'effetto, perché tipo un rising card c'è già, però magari come è strutturato, quello deve essere innovazione. Si manda l'idea su Murphy, a Murphy voglio dire, e poi Murphy l'accetta, se l'accetta è... Va bene, sei a cavallo. Quello che ti è piaciuto di più, quello che ti è piaciuto più fare, quello che ha riscosso più successo tra i vari effetti che hai fatto? Beh, quello più forte, diciamo, ha avuto anche delle belle recensioni, un review e c'è Super Super Signature, che sì. È appunto la firma sulla carta e il bello di quella carta è che la puoi lasciare come ricordo, sì. Quindi sì. La persona si ricorda di te. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, stiamo sparando sempre sulle creazioni, sto creando un nuovo effetto sempre sulle carte, perché a me piacciono le carte, le adoro, e quindi è una cosa che sto strutturando, però c'è l'idea e da fare l'idea a crearlo ci va un minimo di com'è, tempo. Com'è il tuo processo creativo? Come processo funziona? Processo creativo, io voglio fare una determinata cosa, mi devo arrivare a quell'effetto e quindi c'è tutta una struttura su come arrivare a quell'effetto. Poi tante volte può capitare che crei la struttura e invece di creare quell'effetto ne fai un altro, può capitare anche quella cosa là. Però l'importante è che sia buona, che si interesse, no? Per il mondo magico. Poi sappiamo che c'è il mondo magico magari straniero, anche americano, che magari ha delle idee diverse, no? Rispetto anche alle esigente, nostre. Anche esigente diverse. Quindi quello che per noi potrebbe essere il flash, però non mi dà più di tanto, in America funziona, flash, sì. Buona, X si è spostata, bellissimo, stupendo, questo è un altro... Tipo di approccio diverso. Esatto, un tipo di approccio totalmente diverso da quello che conosciamo noi, no? Per dirti. Però bisogna vedere tu a che cosa ambisci. Tornando allo spot pubblicitario, un prodotto, ragazzi, un prodotto, un contest a chi fa lo spot pubblicitario più bello. Un prodotto che consigli adesso, ultimamente, in questi giorni. L'ultimo che uscì, cioè uno bello che funziona bello. A me è piaciuto molto The Movie, se lo puoi inquadrare, perché mi è piaciuto parecchio. È bello, si parla di un film, quindi la scelta di un film è in un disco vergine, è una custodia totalmente vuota, uscirà il film scelto dallo spettatore e anche la custodia avrà la sua copertina. Mi ricordi solo chi sei tu e dove ci troviamo? Ma io sono Mauro Braccato Merlino e ci troviamo dalle Magie di Merlino Magic Shop Torino via Desana 6C. A presto, mi raccomando, e guardate tutti i miei effetti, creiamo idee. Ciao!